Questa storia non è mai stata raccontata. Io fui arrestato nel 1937 in Russia, non soltanto io, tutti gli italiani, senza fa nulla, perché loro lo sapevano che tutti gli italiani ci avevano paura da parlare. È una storia di uomini e donne italiani. Certo che ce ne accorgevamo che sparivano i comunisti, anche nel, non soltanto perché si abitava insieme, perché poi non significa che abitando insieme che ci si vedeva tutti insieme. Quando si arrivava a casa ognuno aveva i propri impegni, i propri lavori, ognuno si ritirava nella sua stanza e studiava. Piuttosto ce ne accorgevamo che mancavano quando non venivano al lavoro. È una storia fatta di silenzi, di omissioni, di tradimenti, della ricerca di un'utopia, di speranze tradite. Dobbiamo resistere, accanitamente resistere alle loro accuse, alle loro violenze e non abbandonare l'idea, perché è l'idea che conta e non questi mascalzoni. È la storia di chi ha pagato con la vita la sua fedeltà. I nostri parenti chiedevano a loro notizie di loro. Loro o non hanno risposto mai, o davano risposte bugiarde. Anche quando sono ritornati in Italia, loro non hanno fatto nulla per interessarsi di noi, che noi ancora eravamo nei lageri. Qualcheduno ancora poteva essere salvato. Invece sono morti quasi tutti. Questa è la storia dei prigionieri di Stalin. Europa 1919. La sconfitta degli imperi centrali che avevano dominato l'Ottocento, la Grande Guerra, hanno cambiato per sempre i connotati politici del vecchio continente. I trattati di pace hanno scontentato i vincitori e umiliato i vinti. Alla Germania sconfitta sono imposte la cessione di vasti territori e riparazioni di guerra proibitive. La Francia e l'Inghilterra sono stremate dallo sforzo bellico. In Italia si comincia a parlare di vittoria mutilata. L'enormità del costo umano sembra sproporzionata. Un'intera generazione è stata decimata. Chi è sopravvissuto deve fare i conti con una vita quotidiana fatta di miseria, disoccupazione, malattie, epidemie, fame. Le masse operaie si organizzano guardando all'esempio della rivoluzione d'ottobre. Un sogno divenuto realtà nella lontana, immensa Russia. E la Russia diventa meta di molti.
tra loro anche italiani. Il nostro sogno era quello di questo paese che si costruiva il socialismo per migliorare la vita dell'umanità, migliorare la vita degli operai, che quello che io perché avevo lottato nei paesi capitalisti per migliorare le condizioni degli operai che erano disoccupati. Ultimamente la crisi tremenda che c'era qui, qui invece arrivate, lavoravano tutto, avevano tutto un pezzo di pane da mangiare. Ma la Russia rivoluzionaria è sconvolta dalla guerra civile, che oppone l'Armata Rossa ai bianchi, appoggiati dalle potenze occidentali. Il partito bolscevico, divenuto partito unico, fa ricorso a metodi drastici, alle requisizioni forzate. È il comunismo di guerra. Fra molti dei lavoratori di tutto il mondo si diffonde una parola d'ordine: fare come in Russia. Nel movimento socialista si fa strada la corrente comunista. L'Europa e gli Stati Uniti sono attraversati da una forte ondata rivoluzionaria. Nel solo 1919 si contano in Italia 1663 scioperi. Durante l'estate di quell'anno, tumulti contro il carovita. Nel meridione i contadini occupano le terre. Gli scontri con il debole governo liberale sono all'ordine del giorno. È il biennio rosso. Tutta l'Europa sembra sull'orlo della rivoluzione. In Germania, l'effimera rivoluzione comunista di Rosa Luxemburg è repressa nel sangue dal governo. I capi della rivolta sono uccisi da ufficiali controrivoluzionari dei Freikorps. In Ungheria è proclamata la Repubblica dei Soviet, guidata da Béla Kun. Finirà anche lui vittima delle purghe staliniane. Marzo 1919. Nasce la Terza Internazionale Comunista. Nei piani di Lenin dovrà incoraggiare la nascita di partiti comunisti in tutto il mondo per arrivare alla Repubblica Internazionale dei Soviet. Le prime delegazioni italiane partono per Mosca. I delegati vivono un'esperienza esaltante, scattano fotoricordo, avvicinano i leggendari padri della rivoluzione, Lenin, Trotsky, Stalin, non ancora diventati inaccessibili come semidei. Proprio accanto al capo dell'Armata Rossa vediamo Edmondo Peluso, straordinaria figura di uomo e rivoluzionario. Attivo in ogni parte del pianeta, poliglotta, protagonista della Seconda Internazionale, nel Partito Comunista d'Italia fin dalla nascita, è uno dei pochi a essere citato da Lenin nei suoi scritti. Arrestato nel 1938 dalla polizia politica di Stalin, verrà fatto tacere per sempre con un colpo alla nuca. Russia 1920. I bolscevichi di Lenin hanno trionfato, ma il paese è alla fame, devastato da una spaventosa carestia. Dilaniato da violenti contrasti politici fra i bolscevichi e le altre componenti del fronte rivoluzionario, anarchici, menscevichi, socialisti. È in questo periodo che nasce la CECA, la polizia politica, strumento di controllo e di repressione. È in questo periodo che arriva a Mosca la prima ondata di antifascisti italiani. Alla spicciolata, spesso come delegati di partito. Ma già un clima di sospetto avvelena anche quelle prime riunioni. Gino De Marchi, amico torinese di Gramsci, è arrestato, apparentemente senza motivo, dalla polizia sovietica. Tutto è successo così che Gino hanno cominciato a perseguire la polizia. Il partito, per salvarlo, l'ha mandato al secondo convegno
internazionale della gioventù a Mosca. Al secondo o terzo giorno di lavoro, proprio dal convegno, Gino hanno arrestato. Appena Gramsci venì a Mosca, subito è andato per liberare Gino. Italia 1921. Il 20 gennaio nasce a Livorno il Partito Comunista d'Italia, sezione italiana del Comintern. In queste rare immagini del 17° congresso del Partito Socialista Italiano compaiono volti e personaggi di cui abbiamo solo sentito parlare. Nella piazza di fronte al Teatro Goldoni passano davanti alla cinepresa i riformisti Giuseppe Modigliani e Filippo Turati. Poi Giacinto Serrati, della corrente massimalista, seguito da Amadeo Bordiga e Umberto Terracini, della minoranza comunista. E per finire, Nicola Bombacci. Morirà a fianco di Mussolini, a Piazzale Loreto, al termine di una travagliata carriera politica. Sarà il primo segretario del Partito Comunista d'Italia. I militanti del partito accettano di diventare rivoluzionari di professione. Ma in Europa ormai la spinta rivoluzionaria del 1919 si è affievolita. Solo la Russia, appena uscita dalla sanguinosa guerra civile, continua a rappresentare una speranza. La delegazione italiana al terzo congresso del 1921. Giacinto Serrati, esponente della corrente massimalista del Partito Socialista Italiano. Ed Egidio Gennari, uno dei fondatori del neonato Partito Comunista d'Italia. Gennari partecipa anche al quarto congresso. Compagno Gennari, Italia, nonostante la ferita inflittagli dai fascisti, è venuto al congresso, dice la scritta di questo straordinario documento ritrovato negli archivi dell'ex Unione Sovietica. Per uscire dalla spaventosa crisi economica che sconvolge la Russia, Lenin decide di tornare a un'economia di mercato. Sconfessa di fatto le teorie originarie del leninismo. Con la NEP, la nuova politica economica, i mercati si rianimano, ma ricompaiono antichi vizi del regime zarista. Per molti, l'unica salvezza è rappresentata dal mercato nero. La corruzione diventa un'abitudine. Ma un fatto nuovo si profila all'orizzonte, anche se per ora nessuno è in grado di prevederne la portata. Lenin, l'eroe della rivoluzione, è malato. Ottobre 1922, marcia su Roma. In treno, sui camion, a piedi, centinaia di migliaia di persone si riversano nelle strade della capitale. Da tutte le province, da tutte le regioni, senza eccezioni. Alla testa di questi uomini, il fondatore dei fasci di combattimento, un ex socialista romagnolo, Benito Mussolini. L'Italia entra nell'era fascista. Per molti avversari politici le cose si mettono male. Mia madre lavorava al Comunista a Roma. Mio padre era all'amministrazione del partito, però per un certo periodo fu trasferito al Comunista. Al Comunista loro si incontrarono, si piacquero e si sposarono. Nel 1923 nacque la prima figlia e mio padre era appena uscito dalla prigione. Nel 1925 è nata la seconda figlia e mio padre era in prigione. Infatti mia madre gli fece conoscere la bambina andando in prigione. Mosca 1924. Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, muore dopo una lunga malattia.
la lotta per la successione è aperta. Poco prima del suo terzo attacco apoplettico, il 9 marzo del 1923, aveva scritto una lettera al Congresso, seguita da un post-scriptum noto come il Testamento di Lenin. L'anno prima, Stalin era stato nominato segretario generale del Comitato Centrale del Partito. Lenin aveva scritto: diventando segretario generale, il compagno Stalin ha concentrato nelle sue mani un immenso potere e non sono sicuro che saprà impiegarlo con sufficiente prudenza. Aveva esortato i compagni a guardarsi dalla burocratizzazione e indicato in Trotsky il suo successore. Sono le ultime volontà politiche di Lenin. Nessuno saprà ascoltarlo. La Russia è in lutto. Piange il padre della rivoluzione, racconta un vecchio bolscevico. Mai avevo visto il compagno Stalin di un umore così buono. Camminava senza mai fermarsi, con la soddisfazione dipinta sul volto. Sulla bara di Lenin, Stalin pronuncia un solenne giuramento. Dovunque e comunque, Lenin sempre con noi. Lasciandoci, il compagno Lenin ci ha incaricato di mantenere alto e puro il grande titolo di membri del partito e di preservare l'unità del nostro partito come la luce dei nostri occhi. Giuriamo a te, compagno Lenin, che con onore seguiremo il tuo comandamento. Stalin, 26 gennaio 1924. Ma nessuno dei vecchi capi bolscevichi comprende fino in fondo il pericolo. Dice Bukharin: la prima qualità di Stalin è la flemma, la seconda è un'invidia senza limiti per coloro che sanno o possono più di lui. Trotsky, il favorito nella successione, lo definisce la più eminente mediocrità del nostro partito. È una valutazione che gli sarà fatale. Stalin vuole il socialismo in un solo paese. Si allontana dalle tesi di Lenin che consideravano necessaria una rivoluzione mondiale. Sa che i movimenti rivoluzionari occidentali hanno fallito. Decide di utilizzare le strutture dello Stato per creare una società industriale socialista. Le sue teorie trovano terreno fertile tra i burocrati del partito. Stalin ha accumulato un enorme potere. Ha un ultimo problema: liberarsi degli avversari politici. Primo fra tutti, Trotsky. Da questo momento cessa di fatto anche ogni speranza di democrazia dal basso. Nell'opposizione confluiscono tutti gli avversari di Stalin, man mano che l'uomo d'acciaio li elimina politicamente, uno a uno. L'eliminazione fisica non tarderà a giungere. Le passioni politiche sono forti. La battaglia è condotta senza esclusione di colpi. Si fanno e si disfano alleanze con spregiudicatezza. Questa guerra politica coinvolge anche i partiti fratelli. A Mosca, al quinto congresso del Comintern, la discussione sul caso Italia è accesa. Il Partito Comunista d'Italia è rappresentato da Amadeo Bordiga. Compagno Bordiga, Italia. Aspettiamo il giorno in cui si riunirà il Congresso Mondiale dell'Internazionale Comunista
per constatare la vittoria definitiva sull'oppressione capitalista in tutto il mondo. Durante una pausa dei lavori, lo vediamo giocare con un orsetto assieme alla comunista tedesca Ruth Fischer. Secondo i dirigenti sovietici, il Partito Comunista d'Italia è troppo frammentato. Proprio in questa occasione, Togliatti pronuncerà parole dal sapore profetico. Non è possibile costruire un forte partito comunista quando si è in disaccordo con il centro dell'Internazionale. ...1925. Trotsky, il successore designato da Lenin, viene arrestato e condannato all'esilio. È confinato ad Alma-Ata, nel Kazakistan. Presto dovrà lasciare il paese. Il Partito Comunista Italiano aderì con entusiasmo alla Terza Internazionale dopo il 1921, dopo l'anno della sua fondazione. Ma ben presto all'interno del gruppo dirigente del partito vi fu una spaccatura. La parte, diciamo, la componente degli scontenti era rappresentata da Gramsci, il quale nel 1926 indirizzò una lettera molto dura al gruppo dirigente bolscevico, dove sottolineava in un qualche modo il tradimento dei valori ideali della rivoluzione e la burocratizzazione del sistema bolscevico che era in atto in URSS. Italia 1925, a migliaia di chilometri di distanza. Il delitto Matteotti ha segnato un punto di non ritorno. Mussolini dà il via alla fascistizzazione sistematica dello Stato. Per i rivoluzionari di professione, la vita si fa sempre più difficile. Ora Mussolini non è più soltanto presidente del Consiglio dei Ministri, è il duce del fascismo. L'Italia è con lui. Il Partito Comunista viene dichiarato fuori legge. Quelli che possono ancora tentare la fuga decidono di lasciare l'Italia ed emigrare nella liberale Francia o in Unione Sovietica, certi che nel paese del socialismo troveranno la loro patria d'elezione. Per molti si tratta di una scelta obbligata. Andrea Bertazzoni, iscritto al Partito Comunista fin dalla sua fondazione, sente che il cerchio sta per chiudersi. In autunno 25, dalla finestra della cooperativa, il papà vede che la cooperativa è circondata da due cani di camicie nere. Ha chiesto al cantiniere una bicicletta in prestito, perché dice: prestami 5 minuti che faccio un salto a casa. E i 5 minuti si sono trasformati in 21 anni di esilio. Il viaggio è una lunga odissea. Costretti a fuggire, senza soldi. Alcune famiglie devono dividersi. Per ricongiungersi con i propri cari si arriva a rischiare la vita. Sono molte le mogli e madri di famiglia obbligate a scappare, a viaggiare sotto falso nome con i loro bambini su treni affollati di spie e poliziotti. Sono clandestine. Come i loro figli. Bambini che imparano presto a fare i conti con il pericolo. Mi ricordo che prima di arrivare alla frontiera di Domodossola lei mi cercava di mettermi in un angolino, dato che mia mamma aveva un documento non suo, e poi era partita senza lasciare detto a nessuno. Questa è la prima esperienza della clandestinità. Vivono nell'ombra, braccati. Imparano a conoscere la paura, convivono con il terrore di essere scovati. La prima notte di nozze è avvenuta in una gattabuia svizzera, perché mio papà da Grenoble era andato a raggiungerla senza passaporti, senza niente, e quindi l'ha messo dentro come indesiderato. E c'è chi fugge, perché restare significherebbe esporre al pericolo il partito, se stesso, la propria famiglia. Nel 25, quando che io, a me mi hanno mandato in Russia perché qui c'è un omicidio di un fascista. Allora il Partito Comunista mi mandò in Russia. Ma non sempre adattarsi è facile. Io ero un miserabile,
non sapevo la lingua russa, senza lavoro, senza casa, non sapevo dove andare. Era un povero disgraziato, era il più miserabile che si trovava sulla terra. Pochi però vanno direttamente in Russia. La prima tappa, la vicina Francia. Parigi, un rifugio per centinaia di antifascisti, un'oasi di serenità dopo mesi di violenza e clandestinità. Qui il partito può contare su quello che viene chiamato il centro estero. Qui a Parigi si organizza l'attività clandestina in Italia. Si stampano riviste antifasciste che i militanti poi dovranno far circolare in Italia, sfidando mille pericoli. Qui vivono i rivoluzionari di professione, quelli che, con le famiglie, cercano di rifarsi una vita. Il partito assegna una falsa identità a ognuno di loro. Servirà per mimetizzarsi, trovare un lavoro, offrire ai figli una vita decente. Lì sono andata a scuola, siamo andati a scuola, e ogni tanto mio padre mi diceva di andare a comprare l'Humanité, però che dovevo metterlo, il giornale dovevo tenerlo nascosto, il nome del giornale. E così li ho portato, perché noi non dovevamo far vedere che eravamo. Abbiamo avuto un bel appartamentino, l'ultimo che mi ricordo, perché prima era un po' più piccolina. E poi il tempo che siamo stati lì, siamo stati bene. Ma anche a Parigi la vita nasconde mille insidie. Il centro estero è tenuto sotto stretta sorveglianza dall'OVRA, la polizia segreta fascista. E durante le missioni clandestine che il Partito Comunista affida ai militanti, non sempre tutto fila liscio. C'è chi, come Sante Galliussi, è arrestato mentre da Parigi tenta di introdurre in Italia stampa antifascista. Non vedrà mai più sua moglie, né la giovanissima figlia. Mia mamma voleva rimanere a Parigi per poter anche aiutare il suo marito che era in carcere. Il partito disse a mia mamma che non era possibile rimanere, non era, perché senza documenti non si poteva trovare lavoro, per cui noi saremmo stati ospitati in un paese, il paese del socialismo, così si diceva allora. Parigi non è più sicura. Chi non è in regola con i documenti, chi non è strettamente necessario alla rete politica clandestina, deve raggiungere l'Unione Sovietica. Il governo russo mette a disposizione dei fuggitivi una fitta rete di protezione. È il Soccorso Rosso, il MOPR, che fornisce passaporti falsi e organizza il viaggio. Noi siamo partiti da Parigi e siamo arrivati ad Amburgo. Ad Amburgo siamo stati lì un po', non so se 5, 6, 7 giorni, non so, e poi abbiamo preso il piroscafo, che a momenti andiamo a trovare i pesci, perché questo piroscafo ha fatto tante, andava su e giù, perché c'è stata una tempesta vicino al Mar Baltico, e così siamo arrivati però a Leningrado. Hanno viaggiato con la paura di essere presi, senza la certezza di arrivare, e con in fondo al cuore il timore che alla fine del viaggio il sogno di trovare un mondo migliore si possa infrangere. Leningrado. La città dove tutto è cominciato. La città che porta il nome del creatore del paese senza oppressi. Il palazzo d'inverno. La cattedrale di Isacco. Il Parco della Cultura. Le nuove costruzioni per il motore della rivoluzione, la classe operaia. Per quanto riguarda l'emigrazione politica, essa è formata da circa 500-600 persone, di cui è stato possibile ricostruire il destino di almeno 400.
Una parte di questi 400 erano membri del PC, quindi era il Partito Comunista Italiano che durante gli anni 20 li aveva in qualche modo aiutati a raggiungere l'Unione Sovietica. Un'altra parte invece a loro volta erano, diciamo, hanno un'etichetta politica, ma non erano membri del partito, erano antifascisti, erano in generale oppure erano anarchici e alle volte erano stati casualmente aiutati dal PC, altre volte invece erano giunti liberamente, magari imbarcandosi clandestinamente in navi italiane che poi facevano rotta verso i porti, soprattutto del Mar Nero. Poi, finalmente Mosca, il Cremlino, la Piazza Rossa. La sensazione di sentirsi al sicuro, di essere padroni del proprio destino. Di trovarsi dalla parte giusta, dalla parte del primo Stato socialista del mondo. Ma in Unione Sovietica il consolidamento del potere di Stalin ha già dato i suoi frutti avvelenati. Agli occhi dei veterani dell'emigrazione italiana, Mosca appare cambiata in peggio. Dante Corneli ricorda nel suo diario. Nella capitale esistevano due città, quella dei funzionari che insediati nei nuovi grandi palazzi godevano di un tenore di vita privilegiato e la Mosca degli operai, malvestiti, male alloggiati, costretti a lunghe file per ricevere la loro razione di generi alimentari tesserati. Eppure sono quegli stessi operai a costruire i nuovi palazzi del potere, mentre a colpi di piccone e con la dinamite viene demolita la chiesa di Cristo Salvatore, sacrificata sull'altare dello stalinismo. Ma i nuovi arrivati, in fuga dalla loro patria, non sono in grado di fiutare il pericolo. L'unica cosa certa per il momento è un'accoglienza calorosa e sollecita, un paese che sembra lottare per difendere le conquiste della rivoluzione. Arriva anche il giovanissimo Emilio Guarnaschelli, un operaio di Torino giunto in Russia per scelta, per contribuire all'edificazione del socialismo, portando la sua piccola pietra. Lui non è stato emigrato politico come mio padre. Lui era venuto per vivere in Russia, per andare alla scuola leninista, voleva diventare un dirigente del partito in Italia però, e il suo sogno era di seguire i corsi della scuola leninista. Prendeva molto parte a tutto col cuore proprio, difendeva la Russia, difendeva il popolo russo, diceva questo qui è il paese nostro. Io l'ho conosciuto, avevo solo 15 anni, il giorno dei miei 15 anni. E Mosca è un paese speciale, i fidanzatini sono proprio dei fidanzatini come prima, cioè come 50 anni fa, sono romantici. E forse solo nell'amore di Nella Emilio Guarnaschelli troverà la libertà che aveva sperato di trovare nel paese della rivoluzione d'ottobre. Il grande esempio di Emilio e Nella è questo, che gli esseri umani possono essere schiavizzati, possono essere incarcerati, possono essere oppressi, ma quando in loro vibra un vero e sincero amore, in quei momenti sono assolutamente liberi. Una volta giunti a Mosca, i nuovi arrivati vengono alloggiati nella casa degli emigranti, in Voronzovo Pole, nel centro della capitale. È la sede del Soccorso Rosso. Funziona come centro di raccolta e di soggiorno temporaneo dei profughi, di quei rivoluzionari che, come recita il testo di questo cinegiornale russo, oppressi dalla borghesia, con le loro famiglie, trovano asilo in Unione Sovietica. I russi la chiamano la casa degli emigranti politici. Invece, oh!
Nella casa degli emigranti, la vita ha il sapore rassicurante della quotidianità. La colazione con la famiglia nella sala comune, lo studio, la corrispondenza, la lettura dei giornali. Ma presto, un clima di sospetto avvelenerà la vita di questi uomini e donne che avevano creduto di trovare la terra promessa. Aiutateci! È il grido che echeggia da dietro le sbarre delle prigioni capitaliste. Il tuo dovere è rispondere. Gli esuli italiani devono prendere i primi contatti con i dirigenti del Partito Comunista che alloggiano all'Hotel Lux, nel centro di Mosca. Non è un albergo qualsiasi. All'Hotel Lux risiedono i dirigenti dei partiti comunisti di tutto il mondo, da Dolores Ibarruri a Ho Chi Minh, da Tito a Dimitrov. A Lux si organizzano riunioni politiche. Nelle stanze del Lux si trova una sistemazione e soprattutto si assegna un lavoro ai fuoriusciti appena giunti dall'estero. Ma dietro ogni stanza si annida il pericolo d'essere considerati avversari di Stalin e di sparire nel nulla. Molti italiani, come Vincenzo Baccalà, vengono inviati in altre regioni di quel paese sterminato. Il Profintern, il sindacato internazionale dei lavoratori, gli ha affidato un delicato compito di tipo politico. I funzionari gli dissero che dovevamo andare a Novorossiysk per fare lui un lavoro di istruzione dei marinai che sbarcavano dalle navi italiane e ai quali bisognava fare una propaganda comunista, naturalmente, antifascista soprattutto. Novorossiysk aveva un pessimo clima, perché oltre il freddo invernale c'era il vento di nord-ovest che durava 3 giorni, ma quando c'era portava via tutto. Il periodo d'adattamento è duro, difficile, pieno di insidie. È un mondo lontano, costruito su tradizioni diverse, sul sangue, sulla lotta, sulle barricate. È la sesta parte del mondo. L'Unione Sovietica è un vero e proprio continente, fatto di uomini, di etnie, di popoli che si sfiorano appena. Ma il piccolo gruppo di italiani esuli è deciso a lavorare e a battersi. Arrivavo nell'Unione Sovietica pieno di curiosità, naturalmente, perché avevo letto molto, avevo seguito molto le battaglie antisovietiche della borghesia e le battaglie dell'Armata Rossa sovietica per difendere il primo paese socialista. Arrivai con grande entusiasmo e con buona volontà di lavorare. Chiesi subito di essere mandato a lavorare in officina, essendo io un operaio qualificato che aveva lavorato in fabbriche d'automobili in Italia e in Francia. Venne mandato a lavorare in una fabbrica dell'aviazione militare. E poi, in ogni città, gli esuli possono contare su un alloggio in coabitazione, sulla scuola gratuita per i propri figli, sul club degli emigranti, vero fulcro della vita sociale. Erano dei bei locali, c'erano i giornali murali, tutto quello che ci può essere in un club di partito. E poi però si facevano anche delle rappresentazioni, poi c'erano, magari venivano i russi che facevano quei balli, i loro balli speciali, insomma. Per cui c'erano anche degli intrattenimenti. All'ombra delle riunioni di partito, all'ombra del club degli emigranti, all'ombra del mondo degli adulti, esiste un universo abitato da piccoli italiani, figli degli esuli. Per alcuni di questi bambini, figli dei dirigenti dei vari partiti dell'Internazionale ospitati in Unione Sovietica, viene creato un collegio esclusivo. È la prima casa internazionale d'infanzia,
costruita nel 1933 nella città industriale di Ivanovo, 300 chilometri da Mosca. Allo scopo di formare la prima elite di giovani educata interamente secondo i principi del comunismo sovietico nell'era di Stalin. Gli studenti sono tutti rigorosamente figli di rivoluzionari. Ci sono italiani, polacchi, tedeschi, inglesi, francesi, giapponesi, coreani, cinesi, bulgari, americani. C'è stata anche la figlia di Dolores Ibarruri, c'è stato, non so, il figlio di Togliatti per un anno, tutto il periodo in cui i genitori loro erano impegnati nella guerra di Spagna, il figlio di Luigi Longo, figli di dirigenti che poi dopo la liberazione divennero deputati. Ritmi quasi militari. Alle ore di studio dei classici della letteratura, di quelli del marxismo-leninismo e della storia, si accompagnano pomeriggi di sport e svago. C'era persino un cinema, una sala molto bella dove si poteva fare teatro, cinema, facevamo lezioni poi di danza, tutte attività che erano previste in questo istituto. Quasi tutte le settimane avevamo la proiezione di un film sovietico e qualche volta anche qualche film straniero. Cinema, teatro, il circo. A questi bambini privilegiati è offerto il meglio di ciò che l'Unione Sovietica può offrire. Non è così per i figli degli operai. Ma anche in questo mondo apparentemente lontano dagli intrighi di partito, dal sospetto, dal tradimento, comincia lento a insinuarsi il veleno della repressione. Camminando così per le strade di questa città, Ivano, in alcune finestre, in alcune, erano affissi dei cartelli in bianco con su scritto Cistka. Ma Cistka cosa voleva dire? Non si capiva. Diciamo, Cistka vuol dire pulizia. E una nostra istitutrice ci ha spiegato che si trattava di, insomma, scovare le persone cattive che si erano così introdotti nel partito, negli uffici, che facevano, insomma, potevano fare del male. Allora bisognava, con l'autocritica, con questi metodi, scovarli e farli espellerli dal partito, espellerli dalle organizzazioni governative, eccetera. Tutto non ho capito cosa voleva dirci. E in questo clima avvelenato basta anche la parola di una bambina per condannare un uomo. Una volta con un'altra compagna, una allieva di origine bulgara, la ragazza Marta, mi ricordo che abbiamo quasi fatto arrestare, forse l'hanno anche arrestato, un signore che ci voleva far vedere dei libri. E ci siamo insospettite, l'abbiamo fatto tornare. E allora con una scusa uno di noi è andato a chiamare il direttore. Il direttore ha chiamato l'NKVD, per cui mi sento veramente di essere stata un po' eccessiva. D'altra parte avevamo 12 anni, così. E venne una macchina e lo portarono via. Primo dicembre 1934, Leningrado. La morte di Sergei Kirov, assassinato da uno squilibrato in circostanze misteriose, dà a Stalin l'occasione per scatenare un'ondata repressiva senza precedenti. Si apre la stagione del grande terrore. Kirov, capo dei comunisti di Leningrado, segretario del Comitato Centrale, popolarissimo in tutta l'Unione Sovietica. Forse l'unico fra i giovani dirigenti in grado di fare ombra a Stalin.
Al suo funerale sfilano insieme a migliaia di semplici cittadini tanti futuri fantasmi della rivoluzione. Poche ore dopo l'assassinio, Stalin emana leggi eccezionali che permettono all'NKVD, la polizia politica, di scatenare una campagna di epurazione contro l'opposizione. È introdotta l'accusa di sabotaggio. Cambierà per sempre la storia della repressione. Chiunque, ora, può essere accusato. Con il passare delle settimane, nelle maglie della polizia politica, finiscono i massimi dirigenti del partito, eroi della rivoluzione del calibro di Kamenev e Zinoviev. Sono accusati di terrorismo. La pena per questo reato, la morte. Migliaia di membri del partito sono arrestati e deportati, eliminati con procedura sommaria. Il sospetto travolge tutti. Chiunque abbia espresso il proprio malcontento comincia a sentirsi meno al sicuro. Emilio Guarnaschelli vuole lasciare l'Unione Sovietica. Poco dopo l'assassinio di Kirov, proprio i sospetti erano già su Emilio, perché in più di quello c'era che suo fratello in Italia era clandestino, era venuto a Parigi in Francia per una riunione e tutti quelli che erano con lui sono stati arrestati fuori di lui. Ecco, l'hanno messo in sospetto qui e in conseguenza anche suo fratello, che era arrivato a Mosca in quei tempi là, e dicevano che Emilio era mandato da suo fratello, ma hanno sempre rifiutato di dargli la carta di lavoro, la carta per l'alloggio, la carta per il soggiorno. Poco dopo l'assassinio di Kirov si è sentito proprio, ha sentito che tutto andava male per lui e ha chiesto di ritornare fuori dalla Russia. Ma come tutti sanno e che si sa e che si fa ancora oggi, quando si entra in Russia gli avevano preso il passaporto, come lo prendevano a tutti. Dunque è rimasto lui senza carte, e gli avevano promesso che se un giorno volesse andare via glielo ritornavano, invece no, non hanno voluto tornare il passaporto. Allora è stato costretto ad andarlo a prendere all'ambasciata d'Italia. Guarnaschelli, deluso dalla vita in Unione Sovietica e soprattutto dal clima politico moscovita, fa richiesta di essere rimpatriato. Questo gesto gli vale l'accusa di spionaggio. La sua giovane fidanzata, la quindicenne Nella Masutti, accetta di seguirlo in Carelia, dove è stato condannato a scontare 3 anni di confino. Ci siamo sposati solo il mese dopo, al mese di luglio ci siamo sposati. Abbiamo mangiato dell'erba, abbiamo mangiato del pane fatto con della paglia e della terra. Il fatto più straordinario è quando Nella ed Emilio si sposano a Pinega e fanno il pranzo o di nozze, quindi offrono anche agli altri che erano lì al campo, e offrono per l'appunto acqua calda, pranzo di nozze fatto con l'acqua calda. Al mese di giugno sono venuti a fare una perquisizione in casa e l'hanno portato via. Noi eravamo tanto sicuri, ma sicurissimi, che venivano finalmente a liberarlo, perché aveva fatto tante di quelle domande di liberazione, aveva scritto a tutti i grandi, tanto italiani che russi, e invece l'hanno portato Arcangelo, l'hanno preso, portato giù del battello, io sono rimasta dentro e è sparito così, con un bacio leggero. Invece Guarnaschelli è trasferito nel lager di Kolyma, nella Siberia orientale. Fucilato 2 anni più tardi perché malato e non in grado di lavorare. 19 agosto 1936, Mosca. È il tempo dei grandi processi. Nomi eccellenti come quelli di Zinoviev e Kamenev sono trascinati nel fango. Sono tutti accusati di aver cospirato contro l'Unione Sovietica. Gli imputati non si difendono e non vengono difesi. Hanno confessato di essere agenti controrivoluzionari. Il procuratore Vyshinsky
invoca la morte per i cani rabbiosi. Они готовят открыть фронт нашей страны. Они готовы открыть границы нашей страны. Они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю. Но они хотят изобразить это дело так, как будто это черное дело каких-то иных чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот битые фарисеи, эти иуды Искариоты и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана. И сорвана раз и навсегда. Пусть прогремит ваш приговор, как освежающая и всеочищающая гроза справедливого советского наказания. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. L'ex presidente della Terza Internazionale, l'amico e compagno di Lenin, Zinoviev, ascolta. Pallido, le braccia incrociate, la testa bassa. Kamenev, ex presidente del Soviet di Mosca e vicepresidente del Consiglio, è impassibile. Si proclama felice di morire per la patria sovietica. Il verdetto è di morte. Per tutti. Dall'esilio, Trotsky fa giungere la sua voce. Accusa. Il processo di Stalin contro di me è costruito sulla base di confessioni estorte con metodi inquisitori. I processi di Mosca sono stati generati dallo stalinismo, dall'irresponsabile dispotismo della burocrazia sul popolo. La mia missione è dimostrare che i veri criminali si nascondono dietro la maschera degli accusatori. La polizia di Stalin, la GPU, opera secondo i metodi della peggiore inquisizione, quegli stessi metodi della Gestapo nazista. La vendetta di Stalin non si farà attendere. Nel 1940 il leggendario capo dell'Armata Rossa sarà ucciso a Città del Messico, massacrato da un sicario a colpi di piccone. Stalin esige da tutti un tributo quasi religioso, un vero e proprio culto, quotidiano, che non ammette eccezioni. Siamo stati educati ad avere un padre che era più di tuo padre, e questo padre è Stalin. Quando si chiede a un bambino, ma tu di fronte alla morte di Stalin o del papà, chi preferisci? Papà. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Grazie compagno Stalin per la nostra infanzia felice. Oppure я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Io non conosco nessun altro paese al mondo dove così liberamente respiri l'uomo. In Europa il vento della guerra infuria con sempre maggiore violenza. L'Italia si prepara a invadere l'Etiopia. Hitler vuole rimilitarizzare la Renania. Stalin è convinto che una nuova guerra sia inevitabile. È tempo di rompere l'isolamento dell'Unione Sovietica in politica estera, di riavvicinarsi alle democrazie occidentali, ad altre forze politiche non comuniste della sinistra europea. La lotta contro il nazifascismo diventa prioritaria. Al settimo congresso del Comintern, l'Unione Sovietica impartisce ai partiti comunisti di tutto il mondo la direttiva di costruire un fronte unico con tutti i partiti borghesi
purché antifascisti. L'ampleur du mouvement de Front Unique contre la guerre n'est pas encore en rapport avec l'intensité de la préparation de la guerre qui est faite par le capitalisme. Il est donc nécessaire que nous éduquions dès aujourd'hui tous nos partis. Chaque organisation de parti, chaque cadre, chaque membre du parti, dans le plus grand esprit d'initiative et de responsabilité personnelle. Ce qui peut être la conséquence seulement de la plus grande préparation idéologique et de la liaison la plus étroite avec les masses. Nella lotta contro il fascismo, ogni debolezza deve essere punita con la massima severità. Ogni potenziale oppositore deve essere eliminato prima che scoppi una nuova guerra. Il terrore entra a far parte della vita quotidiana di ogni singolo cittadino. A causa della denuncia di un compagno troppo zelante, si può essere arrestati, torturati, fucilati. Le troiche, tribunali speciali volanti, composte da 3 membri che giudicano in modo dispotico, lavorano a ritmo infernale. Il male minore, essere deportati in un lager, un luogo dove neanche il desiderio della fuga ha un senso, dove il gelido inverno artico dura 9 mesi. Dove si è alla mercé della violenza quotidiana dei sorveglianti o degli altri deportati. Dove gli stenti finiscono per abbattere anche i più forti. Tagliati fuori da tutto, costretti a lavorare. Nel lager vige la graduatoria della fame. Più un deportato lavora, più mangia. Il prigioniero malato si trasforma in breve tempo in larva umana. Il prigioniero diventa forza lavoro gratuita. Questo immenso sistema è gestito dalla Direzione Generale dei Lager, o Gulag. Alla fine degli anni 30, nei gulag si produce quasi tutto il legname, rame, oro e carbone dell'Unione Sovietica. I prigionieri costruiscono grandi canali, strade, industrie nelle remote regioni del paese. Nei gulag saranno rinchiuse 18 milioni di persone. In pochi anni, territori impervi e immensi, fino ad allora spopolati, si sono coperti di una fitta rete di lager. Colima, un nome che designa molti lager, tutti posti all'estremità orientale della Siberia asiatica. È tagliato fuori per la maggior parte dell'anno dal resto del paese a causa del ghiaccio. Nella regione artica dei Komi, il governo decide di affidare all'Enkvd l'apertura di un nuovo grande bacino carbonifero e di realizzare a questo scopo una serie di infrastrutture. Miniere, ferrovie, città lager. È il sistema di lager di Vorkuta, nel quale vivono in condizioni durissime diverse centinaia di migliaia di deportati. E chiunque può precipitare in questo inferno. Ora, per vedere una cella come queste, che ci sono 10 posti, ci... In quei tempi lì
di ottenere della repressione, si trovavano una chiesa come questa, 120 persone. Io dovrebbe dire che io ero una spia del governo italiano. Ma come dico, siete pazzi? Come possessi una spia del governo italiano quando sono partito dall'Italia avevo 8 anni? Ah, allora non c'è una spia americana. Dopo tante di quelle botte che avevo ricevuto, ho finalmente firmato quella carta qui che riconosceva che era una spia americana contro l'Unione Sovietica. Hanno finito di picchiarmi, mi hanno ritornato nel cielo e fra un paio di settimane mi hanno chiamato alla porta e mi hanno dimostrato una carta dove era scritto che io ero stata condannata a 8 anni di campo di concentramento per questo che avevo fatto. Il mio padre aveva avuto il torto che in una riunione che c'era stata di partito tutti dovevano aderire a fare di Stalin, insomma, una specie di Papa Rosso, cioè una persona infallibile. Lui aveva mostrato il suo disappunto, aveva detto che non era d'accordo. Si mise in cattiva luce e allora anche gli altri compagni disertarono casa nostra. Accusati per un equivoco, incolpati senza colpa, incriminati senza la possibilità di difendersi. Che è un episodio comico, per certi versi, è una farsa, ma dall'altro poteva finire benissimo in tragedia. Ed è stato quando ha fabbricato il gorgonzola, i russi, tagliando le prime forme di formaggio, avendo visto le striature verdastro gialle, hanno capito che era un formaggio avariato, non commestibile, e quindi hanno fatto un po' di conti, quante forme di formaggio per tanti litri di latte, e quindi c'è stato un sabotaggio di questo cosiddetto tecnico italiano, che non solo ha sabotato l'economia sovietica di quel territorio, ma ha anche cercato con questo di avvelenare il popolo. Una speciale commissione di tecnici arriva direttamente da Mosca per certificare che il gorgonzola è buono. Bertazzoni non è un sabotatore. Ma ormai il seme del sospetto e della calunnia, della denuncia, il clima si era rotto e a questo punto il papà ha dovuto far fagotto e tornare con noi a Mosca. La repressione non risparmia nessuno. Persone che scompaiono nel nulla, per sempre. Sia un professore cinese che una professoressa di origine tedesca sparirono. Dopo non sapevamo granché, non avremmo più saputo niente di loro. Era abbastanza normale, purtroppo, questo. Anche mia mamma, appunto, era sempre timorosa quando la vedevo, perché da un giorno all'altro sparivano persone che lavoravano con te e che non c'era ragione, era perché saputo che era sufficiente una lettera anonima per fare sparire una persona. На наше завоевание будет нами же уничтожен как враг, как изменник, как предатель. Вот, товарищи. Изменники, предатели, троцкисты, эти убийцы, наемные убийцы, которые убили Кирова. La parola trotskista era come dire assassino. Insomma, c'era tutta una campagna che ci faceva anche noi, insomma, pensare che eravamo in pericolo, che potevano avvelenare i pozzi, l'acqua, che questi trotskisti erano, insomma, brutta gente. La propaganda del regime di Stalin. Il
I migliori registi sovietici scrivono vere e proprie sceneggiature a tema. Il bersaglio, spie e sabotatori. Antonio Russo! La repressione della polizia sugli italiani si serve dei fascicoli scrupolosamente compilati da funzionari italiani del Comintern. C'è chi lo capisce prima di tutti. È Dante Corneli, a Mosca fin dal 1922, quando l'accusa di aver ucciso una camicia nera lo aveva costretto a fuggire dall'Italia. Sconterà 18 anni di prigionia nei lager più duri di tutta l'Unione Sovietica. Tornerà in Italia soltanto nel 1970 per raccontare. C'era un comitato direttivo di cui faceva parte Robotti, Vittorio Vitalis, Germanetto, tu che curavi i schedari, i compagni che arrivavano, vero? Venivano schedati tutti quanti, anche tu eri schedato, tutti eravamo schedati, tutti i compagni dal primo fino all'ultimo erano vigilati. Ma chi è che ci vigilava? Chi? Era Robotti, era Vitali, era Ambrogi, Ersilio Ambrogi, era Luigi Polano, era Menotti, Clarenzi. Erano un'infinità di delatori che attorniavano il comitato direttivo. Quando un compagno appena arrivava, ha detto la Masutti, la prima cosa che facevano, ci toglievano il passaporto. È finito. Era entrato, non usciva più. I compagni che erano disillusi, che erano ravveduti, poi c'erano quelli che arrivavano con le caratteristiche del centro estero del partito, cioè che venivano mandati in quarantena qua. Molti di essi sono rimasti incastrati qui. Ora, tutti questi compagni eravamo tutti controllati. E i fascicoli personali che tu curavi si gonfiavano di queste delazioni che poi andavano a finire ai tavoli degli inquirenti, che ci spedivano tutti ai lager. Non abbiamo mai, il Partito Comunista Italiano non ha mai condannato nessuno per questo motivo. Io vorrei anche precisare un'altra cosa. Corneli dice che io avevo gli schedari. Io non avevo nessun schedario. Il Comintern non aveva gli schedari degli emigranti politici. Era il Soccorso Rosso che semmai aveva un suo dossier. Ma il Comintern, il Partito Comunista Italiano, non aveva nessun schedario degli emigranti politici. C'era una divisione netta, anche cospirativa. Seconda cosa, informatori certamente nel movimento comunista, anche italiano, ce ne saranno stati, ma non che ci fosse una posizione del Partito Comunista o dei dirigenti comunisti. C'è mai stata un'approvazione, ma c'è sempre stata una condanna. In questo senso, vorrei dirti che quando sapevamo questi fatti eravamo rammaricati noi stessi e non sapevamo spiegarsi il motivo, oppure ce lo spiegavamo con quel clima che esisteva allora di isolamento, di spinta, di diffidenza verso il mondo borghese che isolava, di malcontento anche di una parte degli emigranti politici, perché è sempre difficile l'inserimento in un altro paese, e tu lo sai molto bene. Ci sono tutti questi fenomeni che si legavano, e c'era una polizia che lavorava malissimo in quel momento perché creava quello stato d'animo di difesa, creando quest'odio anche verso gli stranieri. Nel 1936 la sezione Quadri dette ordine a Roasio, a Ciufoli e a tutti i collaboratori di cui essi disponevano nelle varie città in cui vivevano degli italiani,
di fare una verifica della comunità italiana stessa. Con una meticolosità capziosa e mai benevola, si andava soprattutto a controllare i suoi vecchi orientamenti politici per vedere nel corso degli anni, rispetto ad alcuni temi principali della storia del movimento comunista internazionale, come quel singolo emigrato si era poi comportato. In un clima come quello che esisteva in URSS dal 36 al 39, anche un minimo sospetto poteva significare l'arresto, la condanna, la fucilazione, la detenzione in un lager. La repressione selvaggia colpisce anche la popolazione dei lager. Le esecuzioni sommarie diventano quotidiane. E sono molti quelli che non arrivano a destinazione dopo l'arresto. I familiari li hanno aspettati per anni. Sempre dicevano le bugie. E io l'aspettavo. L'aspettavo. Non avevo con chi parlare in italiano, ma scrivevo il diario, scrivevo le lettere senza mandarle al mio padre. Poi l'hanno detto che era mandato al campo per 10 anni, sempre che aveva, non aveva la possibilità di scrivere, non doveva scrivere. E già molto dopo abbiamo saputo, anche dei libri di Solženicyn, che questo voleva dire ucciso subito. Nella lontana Spagna, intanto, infuria una sanguinosa e mortale guerra civile. Da una parte comunisti, anarchici, il Fronte Popolare. Dall'altra i generali di Franco, aiutati dall'Italia di Mussolini e dalla Germania di Hitler. Nella guerra di Spagna si crea un intreccio pericoloso per la leadership di Stalin. Da un lato la Francia e la Gran Bretagna dimostrano ancora una volta di non avere serie intenzioni di combattere fino in fondo il fascismo. Tant'è vero che la Gran Bretagna propone la creazione di un comitato di neutrali, un cosiddetto comitato di neutralità, dove chiede a tutte le potenze interessate nelle questioni spagnole di confluire. Nello stesso tempo abbiamo però i volontari che affluiscono in territorio spagnolo per combattere a fianco del governo repubblicano. Ora Stalin ha un nuovo problema: impedire ai non allineati di lasciare la Russia. La soluzione: inasprire la repressione. Tra quelli che vogliono andare a combattere in Spagna ci sono anche esuli italiani. Per molti partire può voler dire salvarsi. In questo gruppo rientravano sia coloro che effettivamente erano desiderosi di apportare il proprio contributo alla guerra civile spagnola, sia coloro che avevano capito, nel mutare del clima interno sovietico, che la Spagna poteva rappresentare una via di fuga, una via di salvezza. I dirigenti del PC nell'estate del 36, compreso Togliatti, esaminarono attentamente il caso di coloro che avevano chiesto di andare in Spagna. E solo nel caso in cui questi emigrati fossero stati di comprovata fede comunista, veniva dato loro il permesso di espatriare legalmente e di potersi recare in territorio spagnolo. Per tutti coloro invece sui quali si nutrivano dubbi riguardo alla loro ortodossia politica, Togliatti e gli altri decisero che non poteva essere dato loro il permesso di recarsi in Spagna, ma decisero anche un'altra cosa, e cioè che questi emigrati, se volevano espatriare, dovevano recarsi all'ambasciata italiana. Il promuovere, come dire, l'incoraggiare l'invio di questi emigrati all'ambasciata significava esporli a una minaccia tremenda, che era quella di essere intercettati, registrati, schedati immediatamente dalla polizia politica sovietica. In effetti non è un caso
che l'opzione ambasciata, cioè la soluzione di inviare all'ambasciata gli emigrati, era riservata proprio a quegli emigrati sulla cui integrità e saldezza di fede maggiormente si nutrivano dubbi. Porto di Barcellona. Arriva una nave di aiuti sovietici per il fronte popolare. Accolti sulle banchine con grande entusiasmo. In Spagna, insieme agli aiuti, sbarcano i commissari politici che devono vigilare sulla linea ideologica. Arriva anche Togliatti, anche lui nella doppia veste di vigilante e di vigilato. Il 17 di luglio del 1937 lui partì. Il 15 di luglio del 1937, due giorni prima, io fui chiamato alla Grande Lubianca, la Direzione Generale della Polizia. Fui interrogato da due funzionari, minacciato, insultato, perché dicevano: tu sei una spia, il tuo partito ti ha mandato qui per fare il lavoro di provocazione e di sabotaggio. E io a negare con veemenza. Abbiamo avuto un colloquio di un paio d'ore, ma molto, molto aspro, con questi due funzionari. Poi alla fine mi licenziarono per un momento, mi dissero: state fuori un momento. Vai fuori, poi mi richiamarono e mi disse: scusate, forse ci siamo sbagliati. Mi hanno fatto firmare una dichiarazione nella quale dicevo che di quel colloquio non dovevo parlare con nessuno, appena 10 anni di lavoro correzionale. Io firmai. E a Togliatti non disse niente. Perché? Perché volevo che partisse tranquillo. Perché era chiaro cos'era la manovra. Questa messa in scena era chiara. Io ero l'ostaggio nelle mani come garanzia. Perché? Perché il figlio di Togliatti venne affidato a noi, a me e a mia moglie. Perciò io ero un buon ostaggio per loro nelle mani. Paolo Robotti, comunista della prima ora, cognato di Togliatti, fedele fino alla morte al partito, ha il compito di compilare le schede informative sui suoi compagni. Un suo giudizio negativo può valere una condanna a morte. Spagna. Le brigate internazionali, formate da volontari di tutto il mondo, sono ben organizzate. Rigida disciplina, buon equipaggiamento. Ma ogni vittoria ha un prezzo. Si deve combattere in nome di Stalin, seguire il comandamento di Stalin, obbedire solo a Stalin. Sono molti i militanti antifascisti che in Spagna troveranno la morte in circostanze misteriose. Guido Picelli, che è stato un parlamentare comunista in Italia, che ha guidato le barricate di Parma contro le camicie nere, è stato un eroe della guerra civile di Spagna, la cui uccisione pare essere attribuita allo stesso gruppo, diciamo, di chi è andato a combattere contro Franco. Quindi ha una morte misteriosa, quella di Picelli, avvenuta nei campi di combattimento della guerra civile spagnola. La Spagna diventa terra di lotta politica. Le deviazioni, vere o presunte, non passano inosservate all'enche vedè. In Unione Sovietica il terrore staliniano servì anche a eliminare tutta la vecchia guardia bolscevica, cioè tutta quella parte del partito che ancora poteva credere alla teoria della rivoluzione permanente, cioè una teoria che a una rivoluzione che uscisse dai confini sovietici. Nello stesso tempo vennero eliminati sul teatro spagnolo proprio gli esponenti di quei partiti che potevano trasformare la guerra civile spagnola in un'occasione rivoluzionaria. Mentre in Spagna si combatte, in Unione Sovietica continuano gli arresti. Per le famiglie degli arrestati, isolate dal resto dei compagni, comincia l'inutile pellegrinaggio fra i dirigenti del partito a Mosca, in cerca di un aiuto che non verrà. Mia madre veniva ricevuta in anticamera comunque.
io rimanevo fuori perché loro alzavano la voce, litigavano, mia madre si arrabbiava. Ma in realtà è tutto deciso. C'è una lista di nomi di nostri giovani in URSS, una lista stesa da un funzionario russo probabilmente, e accanto per esempio al nome Rossetti, accanto a lui c'è questa nota: trotskista punto deportare. Sotto al foglio c'è scritto a penna Saglasen, sono d'accordo in russo, e sotto la firma Ercole, ovvero Palmiro Togliatti. Per molti l'unica soluzione è il ritorno in Italia. In quel periodo lì, alla fine, mia madre ebbe un colloquio con mio padre nel quale cercò di dirgli che noi saremmo partiti. Lui diceva che gli avrebbero fatto il processo e se potevamo aspettare. Se non che mia madre cercò di fargli capire che noi non avevamo più mezzi di sostentamento e quindi non ci restava altro da fare che farci rimpatriare. Il sospetto non risparmia nessuno. Chi accusa può, in qualsiasi momento, essere accusato. C'è una bellissima frase di Pietro Nenni che dice: c'è sempre uno più puro che si è pura. Pensavo, hanno arrestato già molti compagni italiani, toccherà a me perché io sono il presidente del club. E siccome formavano le accuse di complotto, è evidente che il presidente del complotto ero io. Ho portato alla Lubianca, da Lubianca ho portato alla Taganca, il carcere di Taganca. Mia moglie era 18 mesi di seguito, non mi vide, non ricevette una sola parola, non seppe nessuna notizia di me, sapeva solo che ero vivo perché lei ogni 15 giorni portava in carcere una determinata somma per me. Siccome ritiravano la somma voleva dire che io ero vivo e che ero lì. Il primo interrogatorio avviene dopo 6 mesi. Vengo interrogato dal viceministro degli interni, Jakubovic. Mi chiede generalità, va bene. Mi fa: tu conosci Togliatti? Sì. È mio cognato, lo sappiamo, mi disse. Poi: tu conosci Di Vittorio? Sì. Da quando? Dal 1929. Tu conosci Luigi Longo? Sì, dal 1917. Dove sono loro? Sono a fare il loro dovere in Spagna. E basta. Ma questo aveva un grande significato. Prima di tutto mi fece subito aprire gli occhi. Il colpo non è diretto contro di me, ma è diretto contro il partito. Perché era già successo il presidente del partito polacco, arrestati, fucilati i capi dirigenti del partito polacco e si è tolto il partito. Me ne sono fatti molti interrogatori da altri, alcuni interrogatori pesantissimi. Cioè pesantissimi, no? Vuol dire che l'hanno torturato? Fisicamente pesanti. Cioè tortura? E io ho sempre resistito. No, ma lei non risponde alla mia domanda, dico, fisicamente pesante significa tortura? Beh, io non la chiamo tortura perché è una parola grossa, no? Ad ogni modo non era una cosa allegra, il fatto che mi hanno lasciato la salute rovinata. Un giorno viene un istruttore, mi dice: rifacciamo l'istruttoria. Era nuovo, ma dal modo che mi trattò capì che era un elemento molto garbato. Prima di tutto incominciò col voi e non con il tu, e questo era sintomatico. Il colonnello mi disse: odiate il regime sovietico? No. I vostri metodi non mi hanno ridotto a quel punto. E per Salvatore. La partenza del ministro degli esteri del Reich von Ribbentrop
per Mosca, verso un nuovo successo della diplomazia tedesca, la firma del patto di non aggressione tra la Germania e la Russia, con il quale le due nazioni si sono impegnate per 10 anni di astenersi reciprocamente da ogni atto di aggressione e a non partecipare a gruppi di potenze dirette contro una delle due parti. 23 agosto 1939. Patto di non aggressione tra la Germania nazista e la Russia di Stalin. Una settimana più tardi, le truppe di Hitler invadono la Polonia. L'Europa è in guerra. Per molti esuli italiani, l'alleanza con i tedeschi, questa indicibile e incomprensibile alleanza, segna un punto di non ritorno. Quando, andando a Mosca con il treno, vidi il titolo della Pravda che diceva di questo trattato Ribbentrop-Molotov, no? Che praticamente per noi il fascismo, a parte l'esperienza personale, ma proprio per noi il fascismo era una forma dittatoriale, una forma di governo inaccettabile. Vedere un titolo così si rimaneva di stucco. . 22 giugno 1941, Operazione Barbarossa. La Wehrmacht invade l'Unione Sovietica. Dal Mar Baltico al Mar Nero, su un fronte di 1800 km, 145 divisioni irrompono su 3 fronti. Leningrado, per il dominio assoluto del Baltico. Mosca, per colpire al cuore lo Stato. Kiev, per impadronirsi delle ricchezze agricole, minerarie e industriali dell'Ucraina. Tre milioni di uomini, 3.550 carri armati, 4.000 aerei. 4 luglio 1941, l'esercito del Reich punta su Mosca. Stalin chiama a raccolta il suo popolo. Tutti devono essere pronti per una grande guerra patriottica contro il nemico nazista. Uomini, donne, i bambini, tutti mobilitati in nome della grande madre Russia. In città si scavano trincee, si chiudono strade, si ammassano sacchi di sabbia agli incroci, si preparano palloni aerostatici per fronteggiare gli attacchi aerei. Nessuno può tirarsi indietro. Dal 21 giugno, in cui è cominciata la guerra, al metà settembre, noi siamo stati 3-4 mesi con bombardamenti su Mosca prevalentemente, però anche noi vedevamo da 30-40 chilometri cosa si svolgeva nei cieli di Mosca. 10 luglio 1941. Partono le prime tradotte con i soldati italiani per il fronte orientale. Sarà la più sanguinosa, la più catastrofica campagna militare della storia d'Italia. La più tragica che la storia ricordi. Moriranno migliaia di uomini, di stenti, fame,
per il tifo, il freddo, uccisi dai soldati russi. E quelli che saranno fatti prigionieri vivranno in condizioni disumane. Nei campi di prigionia troveranno i commissari politici del Partito Comunista d'Italia, formati alla scuola dell'Internazionale Comunista. Avranno il compito di indottrinare e convertire i soldati al comunismo. Noi usciti dalla scuola dell'Internazionale Comunista fumo passati alle dipendenze della direzione politica dell'Armata Rossa. Fumo riuniti noi italiani insieme e Manuilsky, famoso Manuilsky, ci disse: bene, adesso al fronte voi non vi possiamo mandare, truppe italiane non ve ne sono più. Dovete fare un lavoro di rieducazione. Il fascismo deve essere ucciso nella mente di questa gente. E voi dovrete andare, parte istruttore nei campi di prigionieri e Robotti andrà insegnante alla scuola, alla prima scuola di prigionieri antifascisti italiani. E c'è chi in questo inferno tenta di aiutare i prigionieri. Il papà per questi prigionieri, nel compito che aveva, era non solo di traduttore, ma anche, diciamo, di politico. Affrontava dei temi di carattere, tra virgolette, propagandistico, ma soprattutto temi che illustravano o la vita della donna russa, della donna, delle conquiste, diciamo, che la donna ha fatto nella società sovietica rispetto a noi, oppure del primo maggio, affrontando i prigionieri non come prigionieri ma come cari amici e concittadini e compatrioti che siete qui in divisa, quindi siete anche voi il frutto di un inganno. C'è da dire che i russi, soprattutto alcuni ufficiali, non distinguevano esercito e fascista, per loro era un esercito fascista. E quindi anche durante gli interrogatori ci sono stati delle discussioni col papà, perché il papà diceva: no, questi sono militari che il fascismo ha mandato qua, e gente che è stata trascinata in una guerra per colpa di Mussolini. Togliatti si interessò relativamente poco dei prigionieri italiani, nel senso che l'unica cosa in cui intervenne fu l'organizzazione della propaganda comunista. Per il resto il suo atteggiamento, a parte questo tipo di interessamento, fu estremamente duro. Tant'è vero che nel 1943 Vincenzo Bianco, che in quel momento era rappresentante italiano presso il Comintern, scrisse a Togliatti una lettera nel quale chiedeva se era possibile in qualche modo intervenire quantomeno per mitigare le durissime sofferenze a cui questi prigionieri di guerra erano sottoposti nei campi di prigionia. La risposta di Togliatti fu molto dura e fu quella di lasciare questi prigionieri al proprio destino, di lasciarli alle proprie sofferenze. Essi avrebbero così imparato dai propri errori a riflettere sulle responsabilità di quello che avevano compiuto nel momento in cui avevano accettato di aggredire l'Unione Sovietica per conto di Mussolini. La guerra, con le sue drammatiche necessità, fornirà a Stalin l'alibi per nascondere altri crimini terribili sul piano interno. La guerra è l'occasione per liquidare altre centinaia di migliaia di veri o presunti oppositori, nei villaggi affamati, nelle città assediate. E poi, terribili le deportazioni etniche. Intere popolazioni vengono deportate verso le aride steppe dell'Asia centrale o nel cuore della gelida Siberia. E in questo abisso di dolore finiscono anche altri italiani.
è un'antica comunità. Vivono a Kerch, in Crimea, fin dal XIII secolo. Ora sono nemici per i tedeschi e guardati con sospetto dai russi. Sono travolti dalla guerra. La mattina presto del 29 gennaio del 42, alle case degli italiani bussarono gli agenti dell'NKVD, accompagnati da militari. Erano armati e dissero alle famiglie: «Preparatevi a partire, vi diamo 2 ore per fare le valigie. Avete diritto a prendere con voi non più di 8 chili di bagagli a persona». Sarà un'odissea fino al remoto Kazakistan. Persone trattate come bestie, famiglie divise forse per sempre. Gli uomini sono arruolati nei battaglioni del lavoro e portati al di là degli Urali, verso i bacini carboniferi, verso le industrie di guerra, da dove ogni giorno si riversano verso il fronte tonnellate e tonnellate di materiale. Le donne, i bambini, i vecchi, tutti quelli che non servono alla macchina bellica sovietica, sono lasciati sopravvivere nel gelo del Kazakistan. È il 1943. 1945, 2 anni più tardi, la guerra è finita. E ci sarà anche chi deciderà di restare, nonostante tutto. Prigionieri di guerra, sopravvissuti alla prigionia, che decidono di non tornare. Conosco una famiglia che vive in Tagikistan che non riesce ad andarsene via da lì. Alcuni di quelli che il battaglione di lavoro aveva portato a Chelyabinsk sono rimasti lì, a lavorare in quella stessa fabbrica metallurgica che avevano costruito, insieme agli altri lavoratori, con uguali diritti. Queste famiglie vivono ancora oggi a Chelyabinsk. Anche per i pochi sopravvissuti politici non sarà facile tornare. Comincia un penoso esodo al contrario. Durerà anni. Alcuni di quelli liberati chiesero alle autorità del PC di essere rimpatriati fin dal 1946. Nei documenti si legge che alcuni di questi indirizzarono, ironia della sorte, la loro richiesta proprio a Paolo Robotti, il quale, in maniera come al solito maniacale e ossessiva, annotò in alcuni casi che dal momento in cui questi emigrati che chiedevano di rientrare in Italia non avevano un atteggiamento sufficientemente favorevole all'Unione Sovietica, avevano un atteggiamento piuttosto dimesso, depresso, e quindi non si avevano garanzie che una volta rientrati in territorio italiano avrebbero diffuso una buona immagine dell'Unione Sovietica, per il momento era meglio farli rimanere in URSS. Condannati a silenzio, ad essere dimenticati, all'esilio dopo l'esilio, stranieri sempre e comunque. Se io ho scritto non soltanto a Parmiro Togliatti, scrisse anche a Rabotti, scrisse a Parmiro Togliatti, scrisse almeno 100.000 volte, io non ho avuto mai nessuna risposta, perché loro lo sapevano, chi era carcerato, chi era stato arrestato non tornava più indietro, questo era sicuro. Quando io sono tornato qui in Italia, dicevano tutti che io ero morto, sicuro che dicevano che ero morto, perché loro hanno dato informazione, ero stato arrestato, e mentre che stavo arrestato è segno che io già ero morto, non potevo venire più mai al mondo indietro. Invece sono ritornato qui in Italia, al paese mio. 5 marzo 1953. Muore Stalin. Sulla Piazza Rossa, un'intera nazione piange il padre di tutti i popoli.
solo lontano da Mosca, nei campi di lavoro forzato, nelle città e nei villaggi dei deportati, altri milioni di persone si rallegrano in cuor loro. Febbraio 1956, ventesimo congresso del Partito Comunista Sovietico. Apre i lavori il nuovo segretario, Nikita Khrushchev. 10 giorni più tardi, alla fine dei lavori, i delegati sono riconvocati a sorpresa. Khrushchev legge una nuova relazione, il culto della personalità e le sue conseguenze. Questa relazione, che passerà alla storia come rapporto K, è frammentaria e tutt'altro che completa sul piano dei fatti. Non viene pubblicata dalla stampa sovietica, ma circola negli ambienti del partito. Il 4 giugno il rapporto arriva sui tavoli della redazione del New York Times, che immediatamente lo pubblica, provocando un vero terremoto nelle sinistre di tutto il mondo. Il rapporto letto da Khrushchev in 4 ore denuncia: perversione del centralismo democratico, metodi di istruttoria illegali, deviazione stalinista, criminali violazioni della legalità socialista, odiose falsificazioni, purghe sanguinose. Il giudizio di Khrushchev non concede appello. Stalin era un despota paranoico. Non servì a scuotere la posizione del PC neppure la morte di Stalin e neppure, 3 anni dopo, la destalinizzazione avviata da Khrushchev e la conseguente riabilitazione di molte delle vittime delle purghe staliniane, comprese le vittime italiane. Nessuna deroga, nessuna eccezione. Ancora e sempre il partito innanzitutto. Mario Pastore del Giorno, quotidiano di Milano. Onorevole Togliatti, scusi, vorrei fare un esempio concreto di morale. Domanda, per favore. Si capisce? L'esempio è sotto forma di domanda. Ai tempi di Stalin, per esempio, i dirigenti comunisti erano certo al corrente di certe cose che succedevano nell'Unione Sovietica. È un esempio, eppure non lo denunciavano, anzi respingevano le accuse che in tal senso venivano da altre parti. Ecco un caso di moralità sacrificata sull'altare dell'interesse di partito. Ecco, noi siamo stati al corrente quando abbiamo letto il famoso rapporto di Khrushchev. Allora siamo stati al corrente. Prima, si ricordi che noi abbiamo lavorato e lottato clandestinamente nel nostro paese, nell'immigrazione, contro il fascismo. Questo era il nostro obiettivo. Non andavamo a trovare quello che vi fosse di male nell'Unione Sovietica, di cui accettavamo la grande conquista positiva, la conquista della rivoluzione, il potere nelle mani della classe operaia. Quando ci hanno detto, ci hanno fatto vedere le cose cattive che vi erano, abbiamo detto correggetele, cercate che non si ripetano più. Togliatti è reticente, dice non sapevamo. Poi, a una domanda più precisa, risponde ancora più vagamente. Romolo Mangione della Giustizia, quotidiano del Partito Socialista Democratico Italiano. Onorevole Togliatti, vi sono in Italia famiglie di compagni che ancora attendono di sapere come è scomparso il loro parente in carcere o nella deportazione al tempo di Stalin, di cui lei, onorevole Togliatti, era uno stretto collaboratore, come tutti sappiamo. Onorevole Togliatti, vogliamo parlare della scomparsa di questi comunisti italiani in Russia? Per favore, ci dica qualche cosa. Quanto al fatto che ci siano stati degli operai, dei compagni nostri che sono stati perseguitati nell'Unione Sovietica, è verissimo che vi furono casi simili. Noi, quando l'abbiamo saputo, siamo intervenuti e abbiamo ottenuto la necessaria soddisfazione. La realtà è diversa. Я счастлив, рад, что могу передать прямо вам горячий братский привет от рабочих наших итальянских заводов.
All'uscita Leonardo Damiano, uno dei tanti finito sulle liste di proscrizione dei commissari politici del partito. Ho gridato saluto compagno Tagliato, ma voi sentite questa voce, mi ha scappato incontro, mi ha abbracciato, ma chi sei tu? Io ho raccontato brevemente chi sono, sono questi, sono Damiano Leonardo, che mi trovo qui da questa piega, voglio ritornare a casa in Italia e io voglio che tu mi aiuterai a ritornare a casa. Va bene, dici, ci vedremo in questi giorni, ti metteremo d'accordo, guarda questi numeri, questi telefoni, ci vedremo in questi giorni e si deciderà come aiutarti per ritornare. Allora, il fatto è successo che lui è ritornato lui in Italia, ma di me non si è sentito mai più niente. Ma anche il ritorno a casa non è facile. I vecchi compagni a Tivoli mi conoscono tutti. All'inizio sono stato ben accolto. A qualcuno non andava giù che io fossi rimasto in Italia. Anzi, qualcuno mi diceva, se vuoi sapere, perché non te ne vai? Il compagno De Racini, il quale mi lega una vecchia amicizia sin dal 19, mi diceva, caro Corneli, tu sei adesso tornato, quello che c'è stato è stato, ci mettiamo una pietra sopra e non se ne parla più. Entra nel partito e facciamola finita. Io ci dissi, caro De Racini, voglio essere libero. Una tessera implica dei doveri e io mi sono prefisso un compito ed è quello di dedicare il resto della mia vita a far conoscere agli italiani cos'è stato lo stalinismo in Italia e nell'immigrazione antifascista. Non è facile tornare se i parenti non credono alle storie di chi torna. Io ho due nipoti che sono comunisti, si chiama il signor Elisei Libero e il signor Comunardo. Sono due comunisti sfegatati. Io mi ritorno su alla casa e io dissi di sto lavoro qui in Russia. Loro non ci credevano. Mi hanno detto che non è vero, tu sei un bugiardo e che Stalin ha fatto bene a arrestare tutti quanti perché voi altri non eravate comunisti, eravate i traditori della patria. Ha fatto bene Stalin a arrestare tutti quanti voi altri. Avevano paura che noi altri, che avevamo passato degli anni nei campi di concentramento, che se noi arrivassimo in Italia, cominciamo a dire la verità come abbiamo sofferto per niente in questo paese. Vuol dire che il partito italiano che difendeva Stalin, difendeva questo sistema, di questo governo, di questo paese, loro perderebbero tutte le loro influenze che avevano accumulato durante il tempo con la sua lotta. Leonardo Damiano non tornerà mai in Italia. È morto a Mosca, lontano da tutti, nel febbraio 2002. E come i suoi compagni, è morto tre volte. La prima, quando il loro sogno è stato spezzato. Poi, per mano di Stalin. E in ultimo, quando sono stati dimenticati.